Ciao ragazzi, ciao sempre a tutti da Rick. È arrivato un mini rig a casa mia, estremamente economico, già provato qualche anno fa, da utilizzare come mini muletto per sostituire la mia Orange con la cassa bergantino, da poter utilizzare rapidamente e spostare facilmente anche in giardino per suonare e divertirsi d'estate. Prezzo estremamente vantaggioso perché l'ho preso tramite Kitari, che come molti sanno è un negozio online di Praga. L'ho presa a 335 euro. Attualmente la testata cassa da 100 watt si trova sul mercato a un prezzo che oscilla tra i 409 e i 419 euro. Sono riuscito a sfruttare un super sconto di pochi giorni e quindi ne ho approfittato. Adesso andiamo a aprirla. Fra le altre cose, vi farò vedere anche una drum machine che moltissimi di voi mi hanno consigliato di utilizzare nei video, che partiranno direi da fine anno per la vostra gioia e felicità. Ma iniziamo a vedere questa piccola testata cassa. Con fatica cercherò di tirar fuori tutto. Vi anticipo, ma moltissimi lo sanno, che è una testata cassa che già esiste da molto tempo, da qualche anno, e eroga circa 100 watt di potenza. 100 watt con la testata in stato solido, quindi a transistor, che gira sugli 8 Ah. Adesso non sarà facilissimo aprirla, utilizziamo sempre il nostro solito aggeggio. Senza tagliarci niente, ok. Quindi vediamo Ampeg come si comporta questa volta. Cercherò di fare anche un micro video per farvi sentire sommariamente come suona. E qui abbiamo intanto una micro testata che si rende evidente. La cassa è dotata di due coni 10 e come ho già detto il watt di potenza sono circa 100, sono 100. Okay. Il peso è circa 6 kg di peso per quanto concerne la testa. Adesso tiriamo fuori, la liberiamo dal suo involucro. 335 euro. Direi che ci compri poche cose. Ho rischiato a prenderla, nel senso che è un rischio abbastanza calcolato perché l'avevo provata circa 5 anni fa. Ecco la testa. Bella compatta. È forse più grosso il logo Ampeg della testa stessa. Facciamo vedere dietro. Abbiamo soprattutto il loop di effetti, la presa del cavo di collegamento, la presa di potenza ed estremamente semplice il pannello dei controlli. Abbiamo anche un'entrata ausiliaria, un'entrata cuffie che può servire per suonare in piena notte. E questa è la testa. Adesso a fatica cerchiamo di tirare fuori la bara. Un unboxing un po' più difficoltoso rispetto agli ultimi. Devo demolire completamente il cartone e poi eliminare. Basta. Ripeto, la cassa pesa attorno ai 15 kg, ecco, inizia a emergere. In più poi vi presento una bellissima drum machine che ho già utilizzato. Cartonata più difficile,
ripeto, arriva da Praga, in questi giorni ci ha messo un po' di più ad arrivare rispetto agli abituali negozi online italiani, che impiegano pochissimo tempo veramente ad arrivare. L'ho ordinata giovedì scorso ed è arrivata oggi. Un ballaggio piuttosto tosto. E il rischio sono stati, come dicevo prima, 335 euro. Vediamo se ha una potenza tale da poterla. Ok. Senza ucciderci. Ed ecco la cassa Ampeg. E andiamo a posizionare sopra la sua mini testa. Ok, ecco il micro rig. Ok, faccio riprendere bene, lo lascio presente da solo. Vediamo di far seguire a questo spacchettamento, come lo chiamo io, un mini test con uno dei miei bassi. In più, per aver seguito i consigli di molti di voi, Drum Machine, arrivata da poco, già provata, è la Beat Buddy. È una drum machine con suoni completamente tutti campionati. Ci sono circa 20 generi con circa 10 ritmiche per genere. È molto bella. Ha un discreto costo, nel senso che costa attorno ai 310 euro. Eccola qua. Ottima, ottima, davvero ottima. Non solo è un buon metronomo, serve molto per il per l'allenamento. E l'ho già provata, consiglio di provarla. In più, il suo foot switch, la marca è americana, è la Singular, che moltissimi conosceranno, anche per degli ottimi loop che sono stati messi in commercio, e il foot switch permette di fare variazioni di ritmo e comunque di non impiegare direttamente col piede la Beat Buddy. Veramente molto buona, suoni tutti campionati, molto buoni. Infine, per far girare la drum machine, questa Behringer, che mettiamo qui vicino alla piccola Ampeg, la riprendiamo, è la Eurolive B212D, cassa attiva, che ci serve per utilizzare a pieno, direi, e anche questa l'ho già provata, è molto buona, il suono della nostra Beat Buddy. Quindi, a fra poco, per un micro test, visto che c'è una micro testata, una micro cassa di questa strumentazione. Grazie ragazzi, ciao. Allora, ciao a tutti. Come detto nel video precedente, proviamo il mini stack dell'Ampeg, proviamo a sentire che suono ha. Thank you.
Questa è una piccola prova. Vai, ciao.